Eccoci qua. Ora iniziamo dalla testa. Allora facciamo il nostro anello magico, prendiamo l'uncinetto, prendiamo il filo, facciamo la prima catenella e così ci agganciamo al cerchietto. Ora proseguiamo con il realizzare 8 punti bassi all'interno del cerchietto. Siamo a 2, 3, 4, 5 e andiamo avanti così fino a 8. Ecco qui, siamo arrivati a 8, tiriamo bene il cerchietto e ora proseguiamo il secondo giro entrando nella prima maglia e andiamo a fare un aumento per ogni maglia che troviamo. Quindi questo è il secondo giro. Mettiamo il marcatore. Ora rientriamo ancora nella stessa maglia, facciamo un punto basso e questo è il nostro primo aumento. Ora proseguiamo ancora con un aumento, quindi due punti bassi nella maglia che segue e qui il secondo aumento. Andiamo avanti fino alla fine. Ecco qui, ora siamo al terzo giro e andiamo a fare un punto basso. Marcatore e un aumento. Proseguiamo così, un punto basso, un aumento e avremo 24 punti. Quarto giro. Andiamo a fare due punti bassi. Questo è il primo. Questo è il secondo e un aumento. Ecco qui, proseguiamo, lo facciamo per 8 volte in totale e ci troviamo con 32 punti bassi. Giro numero 5, questo è il primo punto, marcatore. E proseguiamo a realizzare un punto basso sopra ad ogni punto, 32 punti. Giro numero 6, andiamo a fare 3 punti bassi, questo è il primo e mettiamo il marcatore. 1, 2, 3. E qui andiamo a fare il nostro aumento. Anche questo lo faremo con una ripetizione di 8 volte e ci troviamo con 40 punti. Giro numero 7. Andiamo a fare un punto basso sopra ogni punto basso. Questo è il primo e proseguiamo e avremo 40 punti in totale. Ora questo è il giro numero 8 e andremo a fare 4 punti bassi. Questo è il secondo, il terzo e il quarto. Nella maglia che segue andiamo a fare un aumento. Ecco qui. Anche questo, questa serie per 8 volte e ci troviamo con 48 punti. Ora dal giro 9 al giro 15 lavoriamo le maglie come si presentano. Quindi facciamo un punto basso sopra ad ogni punto basso. Questo è il giro 9. Facciamo tutto e poi andiamo avanti fino a 15. Arrivati al giro 16, attenzione, ora facciamo 16 punti bassi. Questo è il primo. E proseguiamo a punto basso fino ad arrivare a 16. Andiamo avanti. Ecco qui, arrivati a 16 punti, faccio 8 diminuzioni. Quindi faccio la prima diminuzione a punto basso,
vado avanti così fino ad arrivare a 8 diminuzioni. Ecco qui, fatte le mie 8 diminuzioni, proseguo con 16 punti bassi. Giro 17. Facciamo 12 punti bassi. Andiamo avanti fino a 12. Ora qui facciamo 8 diminuzioni. Andiamo avanti. Fatte le 8 diminuzioni. Finiamo con i 12 punti bassi. Ecco qui, arrivato al giro 18, faccio 8 punti bassi, questo è il primo marcatore, proseguo con i miei 8 punti bassi, 1, 2, ok, arrivato ad 8, vado avanti con 8 diminuzioni. E finisco con 8 punti bassi. Giro 19. Andiamo a fare 24 punti bassi, un punto basso sopra ad ogni punto basso. E andiamo avanti così fino alla fine. Siamo arrivati al giro 20. Ultimo giro e andremo a realizzare 24 punti bassi e chiudiamo poi con un punto bassissimo. Quindi andiamo avanti a punto basso fino alla fine. E qui arrivati alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo. Quindi in tutto abbiamo 24 punti bassi, chiudiamo il nostro nodino e tiriamo il filo. Allora ci portiamo dietro tanto filo perché ci servirà poi per cucire, quindi filo abbondante, tagliamo ecco qui e la testa direi che è pronta. Ora andiamo a inserirci l'imbottitura, così iniziamo a dargli un po' di forma. Imbottitura. Ecco qui, direi che è sufficientemente imbottita. Ora proseguiamo con la coda. Quindi per far la coda sempre il nostro anello magico, ci agganciamo e all'interno andiamo a fare 4 punti bassi. Questo è il primo, secondo, terzo e quarto. Ecco qui, tiriamo bene il cerchietto e iniziamo il nostro lavoro, quindi il nostro secondo giro, facendo
un punto basso, quindi un punto basso e un aumento nella maglia che segue, un aumento a punto basso. Ora ancora un punto basso e un aumento. Uno e due. Qui finiamo il secondo giro. Ora sulla maglia che prosegue è il terzo giro. Diamo forma. E andiamo a fare 6 punti bassi, quindi un punto basso sopra ogni punto. Mettiamo il marcatore ora, ecco qui, andiamo a fare 1, 2, 4, 5 e qui l'ultimo punto, 6 e abbiamo finito il giro numero 3. Ora andiamo a realizzare il giro numero 4. Facendo ancora un punto basso marcatore e un aumento. Questo andiamo a farlo per 3 volte. Alla fine del giro ci ritroveremo con 9 punti bassi sul giro. Ecco qui, finito il giro 4, andiamo a fare il giro 5, facendo semplicemente un punto basso sopra ad ogni punto basso. Aspettate un attimo che tolgo il codino qui che mi dà fastidio. Ecco, quindi dicevo, giro numero 5, un punto basso sopra ad ogni punto basso. Alla fine del giro ci troveremo con 9 punti bassi. Quindi finito il giro 5, ora realizziamo il giro 6. Attenzione qui perché il lavoro cambia. Quindi qui andiamo a fare 3 punti bassi, 3 aumenti e 3 punti bassi. Quindi andiamo a fare il primo punto basso, 1, 2, secondo punto basso nella maglia che segue, 3 punti, il terzo punto basso, ed ora qui iniziamo i nostri aumenti. Dobbiamo fare 3 aumenti di seguito, quindi in questa maglia vado a fare un aumento, quella che segue un aumento e finisco con 3 punti bassi. Ecco qui. Ora sono al giro 7.
il giro 7 praticamente vado a fare un punto basso sopra ad ogni punto basso senza aumenti, quindi un punto basso sopra ad ogni punto basso e mi ritroverò con 12 punti bassi sul giro numero 7. Ora siamo arrivati al giro 8 e anche qui il lavoro è diverso perché facciamo 4 punti bassi, 4 aumenti, quindi un aumento di uno di seguito all'altro e 4 punti bassi. Quindi 4 punti bassi. 4 aumenti e 4 punti bassi. Eccoci arrivati al giro 9, dove andremo a fare un punto basso sopra ogni punto basso, quindi senza aumenti, e anche il numero 10, un punto basso sopra ogni punto basso, quindi il numero 9 e il numero 10 senza aumenti. Alla fine di ogni giro ci sono 16 punti bassi. Ecco qui, finiti i giri 9 e 10, proseguiamo il lavoro, questa volta realizzando 6 punti bassi, quindi stiamo facendo il giro numero 11, andiamo a fare 6 punti bassi, 4 aumenti e 6 punti bassi, quindi iniziamo a fare i nostri 6 punti bassi. Ecco qui, ora qui facciamo i 4 aumenti. Ecco qui. E proseguiamo con 6 punti bassi. Ecco qui, finalmente arrivati all'ultimo giro, questo è il giro numero 12 e andremo a realizzarlo in questo modo. Iniziamo con 8 punti bassi. Quindi partiamo con 8 punti bassi, questo è il primo, 1, arriviamo fino a 8, proseguo con gli aumenti, quindi finito i miei 8 punti bassi, ora proseguo con i 4 aumenti, questo è l'ultimo giro, e qui ancora uno, e finiti i 4 aumenti, ora vado avanti con 8 punti bassi e chiudo con un punto bassissimo, qui vado a chiudere col punto bassissimo. Ecco qui, proseguiamo il lavoro con le creste, le gobbette del drago, quindi anello magico, ci agganciamo. Andiamo appunto a realizzare queste gobbette, cioè praticamente sono queste, vedete, queste qui. Ora andiamo a fare queste e dobbiamo farne 4. Quindi iniziamo con la prima, ci siamo agganciati nell'anello magico
e ora andiamo a fare 6 punti bassi nell'anello magico. Questa è la prima, seconda maglia, 2, 3, 4, 5 e 6. Ecco qui, chiudiamo il nostro anellino e proseguiamo il lavoro facendo un punto basso qui. Ora mettiamo il marcatore, guardate che me lo sono perso, eccolo qua. Quindi un punto basso, un aumento e proseguiamo per tutto il giro. Un punto basso, un aumento, un punto basso e un aumento. Ecco qui, giro numero 2, anzi giro numero 3, andiamo a fare 2 punti bassi, uno, due punti bassi e un aumento. E proseguiamo così. Giro 4. Tre punti bassi. Marcatore. Quindi 1. Due. Tre, quattro, è un aumento, e andiamo avanti poi sempre così fino alla fine del giro. Giro 5, andiamo a fare 4 punti bassi e un aumento. Eccoci qui, siamo all'ultimo giro. E non facciamo altro che realizzare un punto basso sopra ogni punto. Quindi andiamo avanti con il nostro lavoro facendo un punto basso sopra ad ogni punto basso. Alla fine del giro ci ritroviamo con 18 punti bassi. Adesso questo andiamo a chiuderlo con un punto bassissimo e di questi in tutto ne facciamo 4. Ecco qui. Ora proseguiamo il lavoro facendo la base per andare ad agganciare tutti i nostri componenti del drago. La base la realizziamo con l'avvio di 30 catenelle. Arrivate a 30 catenelle, torniamo indietro a punto basso, quindi non facciamo altro che fare un punto basso all'interno di ogni catenella. Ecco qui.
e proseguiamo ora fino alla fine della riga e poi andiamo avanti e indietro per 10 righe totali in tutto. Ecco qui, sono le nostre 10 righe, la misura giusta per poter agganciare il nostro anello all'interno, anzi inserire l'anello all'interno. Anche qui tiriamo, portiamoci dietro un po' di filo perché dobbiamo cucire, quindi ci serve per cucire. Ed ora scegliete la parte che preferite, io tengo quella di inizio praticamente quando torno indietro e prendo allora l'anello, lo inserisco qui all'interno, ecco qui, faccio passare il mio cappietto, infilo l'ago. Ed ora per cucire, ok, vedete, tenete all'interno il rettangolo. Ora andate a prendere l'asolina a sinistra, vedete qui di inizio lavoro, e l'asolina a destra, vedete questa qua esterna, qui la vedete dall'altra parte, e cucite semplicemente, tirate il filo, ora andate a destra, prendete l'asolina e prendete l'asolina corrispondente a sinistra, tirate bene e andate avanti fino alla fine di tutto il rettangolo. Avanti così fino alla fine. Eccomi qui, sono arrivata alla fine e finisco di chiudere il lavoro. Quindi prendo l'ultima asolina, la faccio combaciare con l'ultima dalla parte opposta e ora vado a fare un bel nodino. Ecco qua, nodino. E nascondo il filo. Perfetto. Ok, ora possiamo tagliare. E questa parte è fatta. Ora prendiamo la testa, quindi dobbiamo agganciarla al rettangolo. Se non vi sembra abbastanza imbottita, potete continuare ad aggiungere dell'imbottitura. Io in questo caso ne metto ancora un po' per far sì che la parte da cucire sia bella rigida. E quindi, allora, infilo l'ago. Qui. Ora vedete la parte finale del collo deve andare a combaciare perfettamente sul bordo del nostro rettangolino sotto, così. Allora, cosa facciamo? Innanzitutto cerchiamo di dividerlo in due in modo da vedere quali sono le due metà sia da un lato che dall'altro. Ecco qui, vedete? E appoggio su. Ops.
Per comodità vi consiglio di prendere degli spilli e fissare. Io in questo momento faccio così. Allora, iniziate a inserirvi in un punto giusto per agganciarvi, ok? Ed ora, per cucire, vi faccio vedere il mio riferimento. Vedete qui che ci sono queste asoline che sporgono del lavoro sotto. Vado a prendere una asolina e in corrispondenza della testa vado a prendere l'asolina esterna dell'ultima riga del collo praticamente. Vedete, prendo un'asolina a destra e una a sinistra, una a destra e una a sinistra in corrispondenza e continuo a cucire così. Seguendo le asoline ho un lavoro regolare, dritto, pulito. Ecco qui. Allora, proseguite voi intanto. Ecco qui, allora questa è la cucitura. Allora sono rimasto, ho lasciato qui aperto perché mi sono dimenticata di farvi mettere i campanellini. Dovevamo metterli all'inizio con l'imbottitura. Vabbè, comunque io ora ho lasciato un attimino aperto, li inserisco ora in questo momento. Cosa faccio? Vado ad allargare un po' all'interno l'imbottitura in modo che possa metterli nella zona centrale. Quindi spingo dentro, ecco qua, non è successo nulla, come vedete, riusciamo a risolvere il problema. Quindi andate a mettere uno o due campanellini, decidete voi per quanto rumore volete che faccia il vostro sonaglio, e proseguo poi con la cucitura. Se vedete che avete smosso troppo l'imbottitura, potete aggiungerne ancora un po'. Basta spingere, ecco qui, ecco, e proseguiamo con la cucitura. Ecco fatto. Ora proseguiamo il lavoro con il codino, stessa cosa, la coda, lasciamo la parte, vedete questa qua più sporgente, in alto. Anche qui cerco di piegarlo un po' in due in modo da avere un riferimento. Ecco qui la parte sporgente in alto e l'ultima parte cerco di far sì che sia lineare. In questo caso mi aiuto con degli spilli, per essere sicura di fare il lavoro fatto bene, anche perché non sembra, ma quando c'è dentro l'imbottitura è un pochino più difficile riuscire a cucire bene. Ecco qui, allora proseguiamo a cucire senza pungerci e allora prendo la base qui esterna, mi aggancio, così sono sicura che l'ho fissato e non scappa. Ecco qui. E poi proseguo con la cucitura. Ecco. Scusate, mi sono spostata. Allora qui proseguo con la cucitura. Ancora qui sul bordo per fissarlo bene. Poi c'è un po' di imbottitura, spingete dentro se dovesse sporgere troppo. E qui, vedete, anche qui prendo come riferimento le asoline del rettangolino sull'anello e di qua le asoline della coda, sempre quelle esterne dell'ultimo giro di lavoro. E niente, anche qui non faccio altro che proseguire con il lavoro
cucendo tutto intorno. Finita la coda ed eccoci qui arrivate alle creste del drago. Quindi, allora, io ne ho già cucite tre per portarmi avanti con il lavoro. Quindi avete capito che parto dalla coda, le posiziono con degli spilli e poi pian piano ne cucio uno alla volta. Ora io cucio questa per farvi vedere come svolgo il lavoro e poi voi logicamente eseguite lo stesso procedimento su ogni cresta. Allora, cerco di fissare bene, vedete qui, cerco di capire bene come tenere il lavoro e poi sempre solito discorso, prima cerco un punto e mi aggancio in modo che così ce l'ho lì fermo e non si muove il mio lavoro da cucire, ecco qua. Poi solito discorso, prendo sempre la parte esterna della maglia del lavoro, appunto in questo caso è la gobbetta, e poi mi inserisco all'interno della testa, in questo caso del draghetto, vedete, vado avanti così, una solina da una parte e un punto di riferimento sul draghetto. Un altro consiglio: se vedete che avete difficoltà, che non capite bene comunque dove andare a cucire sulla base, utilizzando le penne, quelle cancellabili praticamente, quelle in gel cancellabile che si cancellano praticamente con il calore, non fate altro che appoggiare la gobbetta così come ho fatto io in questo caso e con la penna disegnate la parte praticamente dove dovrebbe appoggiarsi. E poi tenete questa linea di riferimento per la cucitura e vedete che il lavoro vi viene fuori perfetto, senza errori. E poi per cancellare la linea non fate altro che scaldarla, potete usare il phon e togliete questa linea della penna. Allora io proseguo qui ancora il mio lavoro. Ecco qui. Ora, ancora io non ho messo l'imbottitura perché poi mi viene difficile con l'imbottitura all'interno per cucire. Quindi in questo momento, ops, scusate, ho dato una botta alla videocamera. In questo momento, che manca proprio poco alla chiusura, vado a inserirci un po' di imbottitura. Ecco qua, forse ne ho presa un po' troppo. Togliamo via un po'. Ok, quindi vado a mettere un po' di imbottitura, non tanta, giusto per dare un po' di forma. Ecco qui, che poi dopo sporge tutta fuori. Ecco, mi aiuto un po'. Tiro bene il lavoro e vado a finire di cucire l'ultima parte. Quindi avanti ancora un po'. Ecco qui, finito di cucire anche tutte le mie creste. L'unica cosa che manca ora sono gli occhietti. Quindi prendiamo uno spillo, lo mettiamo da una parte giusto per capire dove mettere, dove cucire, anzi ricamare l'occhietto. Ok, di qua mi piace. Allora, vi do un'idea da qui praticamente. Da inizio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tra la riga 8 e tra la riga 9 ho messo lo spillo. E quindi cosa faccio adesso? Seguo la linea qui, questa riga, e vado dall'altra parte cercando comunque di centrare. Ci siamo, direi che ci siamo. Poi guardate voi, cioè un po' su, un po' giù. Ecco. Ok,
Ora prendiamo il filo nero, cotone nero, io uso lo stesso cotone che ho usato per il lavoro, tolgo lo spillo, mi inserisco da una parte opposta a qualunque della testa, ok, tiro all'interno un po' di filo, vedete, però così finché, ecco, poco poco lascio il filo lungo comunque sempre giù in fondo. Ed ora qui vado a fare il mio occhietto, lo potete fare come volete, nel senso o a croce come sto facendo io in questo caso, vedete, faccio una croce, quindi entro in alto, poi vado di lato come quando si ricama appunto croce, ops, ecco qui, e poi torno sopra in obliquo per creare la mia croce. E questo è un occhietto. Ora cerco di andare dall'altra parte. Ok, allora ho un po' di difficoltà perché non trovo il mio ago, quello apposta per cucire le bambole, e quindi questo è troppo corto, invece quegli altri sono più lunghi. Vabbè, comunque ce l'ho fatta. Passato dall'altra parte. L'occhietto, ed ora cercando di capire se sono nella posizione giusta, anche qui vado a fare la mia croce, quindi vado prima su in obliquo, poi con l'ago esco in orizzontale, ecco, tada, vado su e dentro ed esco sempre da una parte opposta. In questo caso mi infilo proprio sotto il cornino e la cresta del dinosauro. E perché? Perché ora, vedete, aspettate che gli do un po' di forma, anche bene un po' la cresta, un po' di forma, e praticamente vado a fare il nodino all'interno, proprio sotto la cresta, vedete qui, vado a fare il nodo per fissare il lavoro, così non si vede, è completamente nascosto, perché ora passo dentro all'interno, tiro e basta, il nodo l'ho infilato proprio all'interno e sotto. Il nostro lavoro è pulito e ordinato. Perfetto, ecco qui. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine del lavoro e spero che anche questo mio video tutorial vi sia piaciuto. Ecco qui. Alla prossima, ciao ciao!